Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Sei arrivato con la carica toro? Sì, dai, come stavo lì 3 anni ormai, cioè, credo che anche giù è una tifoseria calda, no? Come già vissuto, diciamo, a Toro, perciò sono contento che sono dal primo giorno qui, da ritiro, per conoscere meglio ai propri compagni e niente, tutto lì. Lasciare la A per la B? Va bene, in Toro ultimo anno diciamo che ho avuto alti e bassi, no? E poi niente, mi è arrivata proposta di Palermo e niente, ci siamo messi d'accordo e sono carico come mai nella mia vita. B è un campionato duro, no? Io l'ho avuto fortuna a vincerlo 2 anni fa con Toro, però abbiamo giocato fino all'ultima gara, no? Poi spesso, cioè, purtroppo quando sei una squadra, non lo so, tipo come Toro, Palermo, no? Tutte squadre quando giocano contro di te danno tutto quello che hanno, no? E perciò devi avere pazienza e niente, lavorare duro e tutto lì. Massimo Lorito di Repubblica. Sì, tu sei consapevole del fatto che a Palermo l'unico obiettivo in questa stagione è ritornare subito in Serie A? Sì, come lo io già, per fortuna, come ho detto già prima, ho vissuto un ambiente molto simile a Toro, no? Che anche era una piazza importante, che stava in Serie B 3 anni, credo, no? Perciò so com'è, no? Perciò dobbiamo stare come squadra tutti uniti, perché solo così puoi vincere la Serie B. William Anselmo. Complimenti per il tuo italiano. Se ci puoi raccontare un po' le tue caratteristiche tecniche, quali sono i ruoli che, a parte quello tuo preferito, ma se comunque saresti disposto ad adattarti in base alle richieste del mister? Mm-hmm. No, diciamo che per fortuna noi giochiamo con 4-2-3-1, no? Perciò io diciamo che posso giocare a tre quarti tutto, sinistra, centrale, anche destra. E, cioè, mie caratteristiche sono, cioè, cerco sempre tutto quello che faccio a fare per la squadra, come a fase offensiva, così anche in fase difensiva, no? E, tutto lì. Danilo Sciullo. Ciao. Sei l'ultimo arrivato a quel ritiro, però praticamente sembra che ti sia calato perfettamente nella realtà, insomma, della nuova squadra. C'è qualcosa che ti ha detto in particolare di stare accuso, qualcosa che ti ha detto per quanto riguarda il tuo ruolo? Non so, quindi tu. No, ma diciamo dal primo giorno, quando sono qui, ho visto subito un grande entusiasmo e ho visto anche una grande voglia da tutti. Ho visto anche mister che è carico come quando giocava, no, a sua carriera, e perciò per me è stato, diciamo, anche facile, no? Perché anch'io sono qui arrivato dal primo giorno con stessa voglia e stessa carica. Cosa pensi di dare? Cosa penso di dare? Penso di dare tutto quello che ho e aiutare la squadra per salire in Serie A. Francesco Caruso, La Gazzetta. Mi dici se hai un ricordo particolare di una partita? Tu hai giocato con il Palermo? Scorso anno ho giocato, sì, una, sì. Quindi che ricordo hai di quell'esperienza e poi soprattutto cosa ti aspetti da questa stagione, che per te è anche un po' di partire, non dico da zero, ma da quando sei arrivato in Italia ritrovi lo stesso percorso, no? Sì. Ti aspetta una promozione, speriamo, eccetera, eccetera. No, da quella partita di anno scorso, no? Mi ricordo che stadio era molto, molto bello,
sia finita credo 0-0, no? Niente, non vedo ora giocare su proprio quel stadio, no? Invece altra domanda, come diceva, che riparto a zero, cioè, non so quanto è vero, no? Perché quando giochi in una piazza come questa, no? È come che sei in Serie A, no? Poi a me piace vincere, gioco calcio per vincere, e è bello quando devi vincere, no? Quando devi vincere dal primo giorno, sai qual è obiettivo, perciò sono molto contento di questa scelta. Carlo Cangemi, 7 gol e poi ancora Corriere dello Sport. Qualcuno che hai parlato con qualcuno di Palermo oppure arrivi a luglio? No, ho parlato con un paio di giocatori che giocavano qui, no? Mario Santana, per esempio, cioè mi parlava molto bene come si è trovato qui, no? Cioè, diceva che si è sposato con la Valentina, sì. Sì, sì. Chi? Io? Sì. Mario. Sì, sì, sì. Mi diceva che a parte città, anche la squadra, cioè, squadra, tutto che andava molto bene, e tanto è vero che anche ha fatto molto molto bene lì. Corriere? Gol quanti? Io cerco di fare massimo, no? Poi non lo so, vediamo. Francesco? Cosa non è funzionato poi alla fine? Perché tu potevi restare lì? Sì, ma allora diciamo che io da parte di mister Ventura ho avuto una grande fiducia, no? A parte che ero anche troppo giovane, poi una squadra come Toro in quel momento lì che arriva da 3 anni in Serie B, cioè, voleva diciamo giocatori esperti, no? Con una certa esperienza, io ero lì con 20 anni, giovane, ma mister mi ha dato una grande fiducia. Poi scorso anno non lo so cosa dire, diciamo che primi 3-4 mesi giocavo spesso anche da titolare, no? E poi piano piano, non lo so cosa è successo, magari mister ha perso un po' di fiducia su di me, no? Io cosa potevo fare che allenarmi bene al massimo, cercare a stare pronto, e poi niente, poi è arrivata offerta da Palermo e quale ho accettato e sono qui adesso e pronto a partire. Cangiani, se c'è un'ultimo per piacere. Al di là di quelle che sono le speranze, non c'è qualcosa che ti spaventa invece in questa esperienza? No, io come vi spiego, a me piacciono molte piazze calde, no? Piace adrenalina, piace tutto, non lo so, cioè come vi spiego, mi piacciono grandi piazze, no? Perciò non vedo ora regalare a tifosi di Palermo una gioia e spero a fine anno che siamo in Serie A, no? Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.